Buongiorno a tutti, siamo in provincia di Verona e siamo venuti a visitare questa villa di campagna che viene utilizzata evidentemente da qualche contadino. Noi ovviamente non vogliamo fare nulla, non vogliamo rompere le scatole a nessuno e toccare niente, quindi lì ci sono i mezzi agricoli e noi passiamo avanti e proviamo a visitare la parte seguente della villa dall'ingresso principale. Questo è l'ingresso principale, non so cosa ci aspetterà qui dentro, ma noi proviamo a visitarla, proviamo, vediamo cosa c'è. Eccola qui. Allora, dalla strada le macchine mi hanno visto, spero che non ci sia niente di, insomma, sono animali impagliati. Io non voglio fare nulla di male, come sempre documento questa bellissima villa veneta, purtroppo abbandonata, come tante ville venete abbandonate, lasciata proprio nel totale degrado. Io spero che chi è passato con la macchina non mi abbia visto, perché alla fine guardava la strada. Qui c'è una turca, bel cammino, travi in legno a vista ovviamente. Sì, è una villa meno lussuosa di altre, però guardate qui, qui è crollato tutto. Che tristezza. Guardate anche qui un altro bellissimo cammino. Qui è crollato tutto anche qui. Guardate che bellissima bottiglia di vino. Una specie di dispenso. Una specie di dispensa. È un deposito di copertoni. E richiudiamo. Sì, aspetta. Non è che facessi chissà che danni, però richiudiamo, andiamo al piano di sopra. Qui ci sono dei lampadari rotti, i vandali non mancano mai, purtroppo. Speriamo che il pavimento sia in buone condizioni, perché non ho voglia di rischiare la vita. Al piano sopra è chiuso. Porta è aperta, quindi proviamo ad andare al piano di sopra. Secondo me è chiuso perché rischia di crollare. Vediamo cosa c'è qui dentro. Sì, beh, pessime condizioni. Io me ne vado perché qui si rischia il crollo, purtroppo. Adesso andiamo giù, richiudiamo e continuiamo la visita al primo piano, visto che al secondo non c'era niente. Ecco, sì, vi dirò che anche qui, guardate quella sedia, se ti siedi lì si rompono le gambe dietro, voli di sotto, e io stavo per spaccarmi la testa. Questo è un bagno anni 70, 60, forse anche 50, ma è pericolosissima sta porta, stavo per tirare una testata. Qui ci sono ancora le tende, stanza murata, pavimento in legno che scricchiola, un'altra camera, peccato, anche questa è una bella villa, ma qui restaurare sono milioni di euro. Anche qui restaurare sono milioni di euro, non solo qui o qui. Queste sono ville proprio abbandonate, purtroppo. Allora, noi siamo venuti da di qua.
adesso vediamo se c'è qualcuno o qualcosa all'ingresso. No, qui non c'è niente. L'ultimo ingresso che ho trovato è questo, ecco qui. Qui una piccola officina, è tutto crollato, niente, non c'è più niente da vedere in questa villa di campagna della campagna veronese. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se abbiamo visitato delle ville migliori, e vi auguro una buona giornata.